Buongiorno Di Rutigliano, Giangrazio. Buongiorno agli amici. Allora, perché votare Di Rutigliano? Votare Di Rutigliano perché l'impegno che abbiamo profuso in questi anni nel sociale, nelle numerose attività, possano continuare ad un livello diverso che quello amministrativo. Solo così, due parole così, ma Di Rutigliano chi è? Di Rutigliano è un giovane impegnato nel sociale che svolge la sua attività nel proprio territorio, ama il proprio paese e che ha deciso di rimboccarsi le maniche e dare un contributo per la nostra comunità. Che contributo vuoi dare? Un contributo in termini di tempo e idee per rinnovare quello che è il nostro paese. Ma lo faremo insieme, costruiamo insieme la nostra città. Come la vorresti costruire insieme? Ci sono tante emergenze da cui partire. Abbiamo sicuramente quello che è il disagio sociale, in cui ci sono il discorso della disoccupazione e la mancanza di occupazione, con tanti posti di lavoro che si vanno perdendo, e qua possiamo inserire tutto il discorso dell'attenzione alle categorie, alle attività produttive. Ma poi abbiamo la necessità di organizzare anche la nostra città, renderla più vivibile sotto tanti aspetti, insomma. Abbiamo necessità di essere priorità, lavoreremo per priorità, dando uno sguardo sia al quotidiano che a una progettazione per il futuro. La tua prima priorità qual è? L'ho detto prima, è il disagio sociale. Là dobbiamo affrontare e intervenire. Quanti anni ha Di Rutigliano? 41 anni, sposato, un figlio, imprenditore, questo sono io. Occhio, tu sei Geofarma comunque, diciamo, giusto? È la mia attività. La mia attività. Quanti dipendenti hai? Oggi siamo una trentina di collaboratori in tutta Italia. Una domanda principalmente, secondo te, come potremmo migliorare il turismo a Mola? Creandole quelle condizioni minime necessarie affinché chi viene a Mola, cominciamo dal turista più prossimo a noi, che sono i comuni vicinioni, insomma, no? Cominciamo a trovare quelle condizioni che li accolgono in maniera decente. Sicuramente la carenza di parcheggi è un ostacolo, una barriera a che si possa avviare il turismo, ma questo è solo uno degli esempi, insomma, no? Poi c'è tanto da fare in questi termini, iniziative, va coinvolta l'intera città quando ci sono manifestazioni e non solo parti di una città. Queste comunque ci sono anche qua delle priorità, ecco, ben individuate e con idee chiare su come affrontarle. A tempo debito ve le sottoporremo. Ora ci sono le primarie, il primo ostacolo. Non è un ostacolo, è semplicemente partecipiamo ad una coalizione, la coalizione Bene Comune, e ci siamo due candidati, c'è l'amico Pino e ci sono io. Se non dovessi candidarti tu come sindaco, come rimani, come viene candidato? Per molti che non sono ignoranti come me nella politica. Scusami, non politico. Dicevo, se tu non vieni candidato come sindaco, rimani sempre nella coalizione, vero? Certo, rimaniamo nella coalizione, sosterremo il candidato vincitore della coalizione, perché innanzitutto crediamo nella coalizione, la coalizione Bene Comune, insomma, ecco, che è formata da molte liste civiche. Che è formata da molte, scusate, da molte liste civiche e più parte alcuni partiti. Ringrazio Di Rutigliano, impegnato anche con la discarica Martucci. È una delle iniziative del sociale che in questi anni abbiamo portato avanti e di cui ci siamo occupati. Direttamente, attualmente come stanno le cose con la Martucci? Adesso c'è un processo in corso, e ci sono diverse udienze, insomma, e ora andremo all'udienza. C'è il processo in corso, insomma, ecco, vediamo, per cui la discarica è sotto sequestro per il momento. Abbiamo visto questi anni che si è impegnato con i giovani, sì. Paolo, Francesco, giovani con la scuola, con le scuole, si è impegnato per aiutato ai ragazzi. La scuola è un elemento fondamentale della cultura e della crescita del nostro paese. Ma la domanda principale, la tua coalizione, sì. la tua forza, se potessi candidare, sì. Qual è? La mia forza non è nella coalizione, ma nei cittadini che sperano nel cambiamento.
Quindi tu, giorno 8, cosa, il tuo messaggio per il giorno 8? Il mio messaggio è, cari amici, insieme costruiamo la nostra città. Troppo facile, bello veloce a dire le domande, sei molto preparato. È finito il tempo delle parole, dei paroloni, dei giri di parole, delle chiacchiere, bisogna dare risposte immediate, brevi e concrete. Una tua promessa come sindaco, la prima cosa che vorresti fare come, quando sei mai come sindaco? È sicuramente puntare sul quotidiano, ma davvero sul quotidiano, perché dal quotidiano dipende anche la qualità di vita di tutti i giorni. E se il quotidiano non ci consente di vivere bene in armonia con il nostro paese, avremo difficoltà anche ad apprezzare il nostro paese, ad amare il nostro paese. Se non amiamo il nostro paese, non ci sentiamo parte di questa comunità e non potremo neanche difendere la nostra comunità se non ci sentiamo parte. Oltre che l'imbruttimento delle strutture imbruttiscono lo spirito e l'uomo. Secondo te l'ultima veramente ti lascio della questa buona domenica, questa domenica del primo marzo, bella di sole. Ma è importante. L'attuale amministrazione comunale secondo te ha fatto bene o ha fatto male? Guarda, questo lo devono giudicare i cittadini, se ha fatto bene o ha fatto male. Secondo te? A me non interessa giudicare il passato, guardiamo al futuro, guardiamo a quello che abbiamo da fare. Abbiamo delle energie, non le spreco per parlare del passato. Ormai è passato, sono stati 5 anni, personalmente credo che dobbiamo mettere una parentesi e archiviare più presto questa amministrazione, ma le mie energie le troverete sempre investite per guardare al futuro, programmare al futuro, il resto lo decidono i cittadini. Ciao Nicola, allora. Grazie a te.